C'è aria di festa, c'è aria di Lega Pro e professionisti a Piancastagnaio. Si affrontano infatti Pianese e Campobasso, reduci dalla vittoria dei rispettivi gironi di Serie D, e che oggi sono pronte a battagliare per la Pool Scudetto, trofeo che potrebbe coronare un'annata ricca di soddisfazioni per le due società. Prosperi parte cauto, lasciando in stand-by l'artiglieria pesante. Mignani e le donne, infatti, scalpitano per un posto da titolare, ma dovranno vedere la partita inizialmente dalla panchina. Meno turnover invece in casa Campobasso. La formazione rossoblù non vuole deludere le attese anche dei propri tifosi giunti in discreto numero ai piedi del Lamiata. I ritmi sono blandi, ma il Campobasso è più intraprendente rispetto alla Pianese. Al decimo minuto, bella serpentina in aria di Lombardi, la cui conclusione potente bacia il palo. Poi Parisi conclude sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte risponde la Pianese, il colpo di testa di Conco è debole però e scivola a lato. Insistono i locali, ma la punizione di Bramante è poca cosa per Esposito, che si distende e blocca a terra. Ancora Campobasso al 39esimo, Lombari questa volta inquadra la porta, Iurino è piazzato bene e alza in angolo. Sul finale della prima frazione di gioco, brivido in area rossoblù. Conco suggerisce per Falconi, ma quest'ultimo viene anticipato di un soffio da Pontillo, che salva in extremis. Ad inizio ripresa, la formazione del Lupo preme sull'acceleratore. Rasi scalda subito i guantoni di Iurino, come lo stesso Gonzales, che di testa sull'angolo seguente spreca da distanza ravvicinata. Il pressing degli ospiti viene premiato al 14esimo, quando Rasi insacca a due passi dalla porta, ringraziando Di Nardo per il prezioso assist. Partita praticamente chiusa, diventano protagoniste le sostituzioni e i tifosi che fanno festa sugli spalti. Boccadamo prova a scuotere i padroni di casa, il diagonale non è il massimo, ma almeno le buone intenzioni ci sono. Ultimo sussulto nei piedi di le donne, ma la conclusione è poco precisa. Triplice fischio del direttore di gara Daniele Aronne della sezione di Roma e spazio così ai festeggiamenti sia sugli spalti che in campo. Il presidente Maurizio Sani della Pianese prenderà parola. Guardi che comunque lui si è sbagliato, perché io so il presidente, io so il presidentissimo. Allora vi volevo dire che voi fatta la Serie C 5 anni fa, mi chiama la RAI e mi fa: guardi presidente, un paese piccolo come Piancastagnaio la vorremmo intervistare. Dico, mi fa il piacere, comunque mettete il navigatore perché Piancastagnaio se no non lo trovate. Però mi sbagliai, perché quell'anno ho fatto tutto il campionato a Grosseto, Serie C, non c'eravamo il campo. Ora ci abbiamo il campo a disposizione, quantomeno risparmiamo 6-7 mila euro a partita. Sono contento, ringrazio tutti voi, perché senza voi il campionato non si sarebbe fatto. Naturalmente l'ha detto il mio nipote, alla Briglia d'Oro, erano incerti, ci volevano essere C o no. Io mi messo in piedi e gli dissi: guardate, io il prossimo anno sono 60 anni di Stosa e credo di fare un brindisi nella Coppa della Serie C. Ho mantenuto la parola e forza Pianese, va bene? Questo presidente mi lascia, perché lui, ora noi siamo diventati professionisti, professionisti la Serie C non c'è il presidente, ce ne sarà un altro. Però l'anno scorso, quando l'ho conosciuto, non l'ho chiesto mai niente. Se in arbitraggio è stato brutto, io sto sempre zitto. Presidente, però vi vorrei chiedere una cosa, non mi ci facci, non mi ci mandi in Sardegna. E lui mi disse queste parole: stia tranquillo che la barca non la può prendere. Ora tocca prendere per forza, perché c'è la Torres, l'Orbia è retrocessa, però andremo anche in Sardegna, tra l'altro siccome c'ho anche un fratello frate ho l'occasione per andare a trovare. Tante cose a tutti, auguri per futuro.